Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Gaia, questo è il mio canale. Se mi seguite su Instagram avrete visto che qualche giorno fa vi ho pubblicato nelle storie delle storie per l'appunto dove vi dicevo che essendo che mi ero assentata a casa per qualche giorno, per realtà per una notte, 2 giorni in pratica, perché per la cena di classe e tutto quanto, comunque sono rimasta nel paese della mia scuola a dormire da una mia amica, fatto sta che durante la mia assenza sono arrivate delle cose, ed essendo che solitamente mi arrivano tipo un pacchetto, qualcosa così, quindi io l'apro subito. Invece questa volta, quando sono tornata a casa, essendo che sono mancata per più tempo, ho trovato più cose da dover unboxare. Ho deciso di fare un video perché io seguivo prima delle ragazze su YouTube. Non vorrei sbagliare, tra queste ragazze c'era The Lady, ma anche altre ragazze, però ricordo lei, che aspettavano di ricevere un tot di cose che magari dovevano ricevere da delle aziende e poi facevano un video unico dove facevano l'unboxing, ok? Perché magari, che ne so, io per questa azienda poi devo registrare dei contenuti su Instagram e quindi voi su YouTube magari queste cose non le vedrete mai, invece così, capito, unboxing è anche figa come cosa, secondo me ci sta, anche perché io sono super excited quando mi arrivano le cose, sono lì tutta carina che le apro, tutta contenta, quindi ho detto rendiamoli partecipi. Scusate la poca luce in questa zona della stanza, infatti se continuerò a fare questi video poi ideiamo una postazione migliore. Abbiamo qui questo scatolo qua, che so chiaramente di chi è, ma mi sa che l'avete riconosciuto anche voi. Questo scatolo qui, pacchettino piccolino, che anche io so qua so di chi è. Pull&Bear, e qui un'altra cosa che in teoria ho riconosciuto. Ora dobbiamo vedere se sono davvero le cose che penso che siano, e soprattutto se sono tutte, ma iniziamo, io direi di iniziare proprio con questo pacchettino qui, che se non sbaglio dovrebbe essere di Clues. Mi munisco delle mie forbici della punta arrotondata, mi raccomando, molto importante, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Dovrebbe esserci un orologio, adesso vi faccio vedere, se non conoscete la marca Clues, è un brand di gioielli, ma penso sia abbastanza noto, non lo so, io avevo già degli orologi Clues prima di lavorare con loro, poi ci ho lavorato in passato una volta e adesso stiamo collaborando nuovamente. Ah, c'era comunque la cosa da tirare. Si vede che sono bionda? Si vede che sono bionda? Sono proprio loro. Guardate che carini. Io spero di potervi fare vedere queste cose adesso. Spero che non ci siano dei problemi se ve le faccio vedere prima su YouTube e poi su IG o sugli altri social. Andiamo a fare l'unboxing. C'è questa carta qui per imballare. E poi abbiamo questo pacchettino qua di Clues. Questo pacchettino qui. E poi il pacchettino più grande, qua sicuramente ci sarà all'interno l'orologio. Io direi di cominciare all'orologio perché non vedo l'ora di vederlo. Ma comunque, io già dalla scorsa volta volevo prendere questo orologio qui, soltanto che per quella campagna là non potevo prenderlo, quindi mi hanno dato delle altre scelte. Io ho preso un orologio bellissimo nero. Avevo messo pure un post su Instagram, in caso ve lo lascio qua da qualche parte questa foto. E invece adesso per questa nuova campagna mi hanno detto che potevo prendere anche questo qua, che è stupendo. Ora lo faccio vedere, è troppo troppo bello. Oh, è bellissimo. Guardate quanto è bello. Non vedo l'ora di creare i contenuti che dovrò poi pubblicare su Instagram con questi gioielli, perché vi giuro, le cose di Clues sono fantastiche. È tutto dorato con il quadrante tipo di questo verde, tipo con delle sfumature, con delle lineette più chiare, ed è stupendo. Ha il quadrante tipo rettangolare. Mi piace un sacco. E poi è nello stile del braccialetto che ho sempre messo. Quindi posso metterli o nello stesso braccio, oppure tolgo il braccialetto e metto solo l'orologio. Poi vediamo come fare. Però bello bello, proprio bello. Sempre di Clues, in questi due pacchetti dovrebbero essere contenuti un paio di orecchini e una collanina, se non sbaglio. Vediamo prima questo pacchetto qua. Sì, allora, ho preso la collanina abbinata all'orologio. Quindi questa qua che ha le perline verdi. Guardate che bella. Così anche per me sarà più facile scattare la foto se ho tutte le cose abbinate. E qua c'è tipo un'anguria piccolina. Vedete, è carino. E quindi per esclusione qua ci devono essere un paio di orecchini. Sono più grandi del previsto, cioè me li aspettavo più piccolini. Vediamo cosa c'è scritto qua. Guardate che belli con questo ciondolo a forma di uva. Secondo me sono super carini, me li aspettavo più piccoli, però ci stanno anche così, devo dire. Belli, vero? Dorati. Perché io amo i gioielli dorati. Amo i gioielli dorati. Io adesso direi di passare ai due sacchetti che mi sono arrivati al team di Pull&Bear. In realtà credo che l'ordine non sia completo. Anche queste cose poi le vedrete su IG. Però voglio farvele vedere anche qua, perché secondo me sono delle figate. A me è sempre piaciuto il brand Pull&Bear. Quindi quando mi hanno proposto "Do you want to choose something dal nostro brand, cioè dal nostro shop?", io ho detto ovvio, perché no? Like, lo sai, no? Andiamo ad aprire questa carta che è molto bella, cioè mi hanno mandato un pacco con questa carta super colorata e un altro molto basic, adesso vediamo. Già intravedo qualcosa che mi piace. Cominciamo con questo pacchettino qua, vado a tirare le cose fuori ad una ad uno. Abbiamo in primis
questa borsetta arancione che mi servirà per un outfit stupendo che poi vedrete su IG. Qua c'è il cartellino di Pull & Bear. Poi vi lascio il codice qualora dovesse servirvi. Guardate quanto è bella. Io sto amando l'arancione in questo periodo. Poi ho preso quest'altra borsetta, sempre per un altro outfit, secondo me bellissima, di questo fucsia che già lo sai. Già lo sai che lo amano. E visto che adesso vedrete come ho matchato gli outfit, perché ho creato proprio delle idee outfit per la 20ª volta in questa frase, ho preso anche questa borsetta. Comunque il materiale è molto morbido, mi piace un sacco. Anche di questo, se volete, qua c'è il codice. Poi abbiamo questo paio di occhiali. Che fighi! Allora, non ve li faccio vedere indossate però queste cose perché sennò voglio farvele vedere su TikTok o su IG, vediamo. Poi c'è questo tubino che costava davvero pochissimo, quindi ho detto proviamolo. Un tubino molto semplice, blu, così carino, che in teoria il blu è un colore che dovrebbe starmi abbastanza bene. E poi abbiamo un paio di scarpe in questo sacchettino di Pull & Bear. Pensavo mi arrivassero tipo in una scatola, invece no, arrivano proprio in un sacchettino di Pull & Bear. E anche meglio per la spedizione, credo, perché così devono mandare anche scatole, sacchettini più piccolini, non hanno bisogno di mandare sacchetti enormi. E non sembra che si siano rovinate, sono un pochettino ammaccatelle, però ci sta. E sono un tacchetto basso, molto basso, forse me l'aspettavo un po' più alto, non lo so, fucsia, ho preso una 38. Poi vi faccio vedere sempre su IG come mi stanno di misura e tutto quanto. Mi servivano delle scarpe fighe, sempre per questi outfit. Poi vedrete. Passiamo al secondo sacchettino di Pull & Bear. O Pull & Bear, chiamatelo come vi pare. In questo sacchetto c'è il riepilogo dell'ordine e poi queste scarpe. Quindi all'interno di questo c'erano soltanto queste scarpe. Anche queste qua mi serviranno per un outfit che dopo vedrete. Non vedo l'ora, vi giuro, non vedo l'ora. Sono molto fluo, me li aspettavo molto meno acceso questo colore. Però ci stanno, fighe, vero? Mancano delle cose che mi devono arrivare da Pull & Bear, quindi poi ve le faccio vedere su Instagram, andatemi a seguire. Spostiamoci adesso a questa scatola, American Uncle, probabilmente la mia cosa preferita del mondo. Io amo il team di American Uncle, se volete c'è anche un codice sconto che è GAIAMEI5 per avere 5 euro regalati sul sito di American Uncle, cioè basta che fate un ordine da 15 euro in su, 5 euro sono regalati da me, letteralmente pagate 5 euro in meno. Quindi se dovete fare un ordine assolutamente utilizzate questo codice perché avete 5 euro in più da poter spendere spendendo sempre gli stessi soldi, avete capito? Ok, andiamo a togliere tutta questa carta da imballaggio, vi faccio un attimo sbirciare così. E ora andiamo a vedere, c'è innanzitutto una borsettina di American Uncle, io già ne ho una però non è mai abbastanza. Poi abbiamo, aspettate, vi mostro le cose ad uno perché altrimenti non si capisce nulla. Ho preso delle cose molto interessanti con cui posso fare anche dei TikTok così per mostrarvele meglio, non cose basic come al solito, un po' più particolari, vediamo. Abbiamo questo qui che è un preparato per pancake, che non vedo l'ora di provare. Questo che in pratica è come del burro, tipo un antiaderente per padelle, ok? Cioè, se dovete fare l'uovo invece di mettere l'olio, mettete questo un po' di questo spray tipo un antiaderente. Non l'ho mai avuto, però l'ho sempre visto nei TikTok tipo degli americani. Ho detto proviamo. Qua dentro invece c'era questa bevanda all'ananas che secondo me hanno aggiunto loro perché non penso di averla scelta io, quindi li ringrazio. Un preparato per la Red Velvet, che è una torta che io amo, quindi non vedo l'ora di preparare, cioè non vedo l'ora di provare. In caso ci faccio un TikTok, vediamo un po'. Questa qui che è pasta ai funghi confezionata. Cioè, mio padre appena vedrà questa cosa proprio mi caccerà di casa, vi giuro. Allora, io questa cosa non l'ho capita. In teoria è tipo una torta in barattolo? Non lo so. Volevo troppo provare l'acqua Fiji perché è tipo la cosa più instagrammabile del mondo. L'ho sempre vista su IG, quindi l'ho trovata su American Uncle. Ho detto, let's try. E poi le ultime due cose, ma non per importanza, abbiamo i cereali a gusto Reese's, che assolutamente secondo me saranno la mia nuova fissa. I cereali al gusto Oreo. Per ora lo so che voi mi starete invidiando, lo capisco. Vorrei farveli provare anche a voi. Venite a casa mia! Proviamo tutti insieme i cereali. Oppure fate un ordine sul sito di American Uncle. Con il codice GAIAMEI5 avrete 5 euro di sconto. Quindi assolutamente utilizzatelo se volete comprare qualcosa risparmiando e potendo comprare quindi altre schifezze o altre cose buone. Posiamo questa scatola e passiamo all'ultima cosa che mi è arrivata. Io credo che sia una lampada che poi vedrete in uno dei prossimi video e me l'ha inviata San Mori. Non so se vi ricordate quella lampada tutta colorata che una volta avevate visto in un video mukbang, ok? La stessa azienda, lo stesso brand, quindi San Mori o San Mori, non lo so, chiamatelo come vi pare, ha deciso di ricontattarmi per una nuova collaborazione e io ho scelto la lampada. Io questa qua me la porto a Milano e nessuno dovrà dirmi niente, quindi mamma non ti affezionare a questa lampada. Adesso non la monto chiaramente, però sarà una figata. La vedrete in un prossimo video, essendo che ci sarà presto un video sponsorizzato insieme a loro. Ed è questa qui, non mi metto a scartarla perché poi lo faremo in quel video lì. Guardate che figa.
con tutte le raccomandine, con tutta la gestire, è bellissima, vi giuro. E questo qua è il brand. Ditemi se questi video così vi piacciono, perché magari la prossima volta che mi arrivano degli ordini per delle collaborazioni, che io magari qua non vi devo mostrare, li metto da parte e ve li mostro poi tutti in un video così. Magari posso organizzarli anche meglio, non lo so, fatemi sapere se vi piacciono questi contenuti, oppure se preferite soltanto i video dedicati ad un singolo brand, però comunque quelli ci saranno ugualmente, questi qua sono un po' così. Caciara, devo aprire le cose, li apriamo insieme. Vi ricordo di seguirmi sempre su Instagram per non perdervi i contenuti che pubblicherò con questi brand, ma anche per tutti gli spoiler. E nulla, se il video di oggi vi è piaciuto, metti mi piace, seguite su Instagram e su TikTok, e noi ci vediamo al prossimo video!